È una bellissima giornata di sole, come si può immaginare. Ve la faccio vedere. Visto, non vi faccio vedere oltre perché sì, adesso è finita la cosa. E devo uscire, ho fatto Shiseido. Ho saputo da tramite Paola Style che Shiseido ha fatto anche a questo fondo anche liquido. Comunque io sono da anni che sono presa da questo. Quando arriva la bella stagione mi trovo molto bene. Infatti c'ha bucone. Ma ce l'ho anche di quelli in confezione nera. Shiseido fu uno dei primi che fece i compatti. I fondo compatti e la loro spugnetta, cioè questa era ed è bellissima e non ha nulla da invidiare a tutte le altre spugnette. Cerco di vedermi un attimo qua perché non è tanto per prepararmi. Vi ricordate che vi avevo raccontato dell'apertura di qualcuno che aveva tentato di aprire la porta e le telecamere di sorveglianza l'avevano ripreso mentre scappava dal garage, sono riusciti a rintracciarlo e ad accomunarlo a una signora che possiede una sola chiave delle due che aprono casa mia. Allora, questi potenti mezzi della Cina che consente, Madonna, così mi viene la gobba. I potenti mezzi della Cina che consente, siamo tutti sotto un grande fratello. Meglio essere sotto un grande fratello che così ci si comporta bene. Vabbè, insomma, quindi ho passato per questo tipo di esperienza, la mia avventura in stazione di polizia. È successo sabato, avevo il cuore a mille, cuore a mille potete immaginare. Poi una persona su cui riversavo anche abbastanza fiducia. Il cuore a mille e l'ansia a 3.000, cioè non riuscivo più. Sono andata lì con le ciabatte, mi ha accompagnato il mio amico newyorkese che abita proprio qua nello stesso building. E niente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ho veramente con rabbia, tant'è che lo dicevo appunto a un'amica, quando sono rientrata a casa ho ricevuto una telefonata da un mio cliente che mi sta facendo andare ai matti. E a un certo punto questo cliente l'ho talmente. L'ho talmente trattato non male, ma siccome c'erano dei difetti di comunicazione e mi stava facendo aspettare certe sue conferme, senza urlare ovviamente, perché ma ero capace anche di urlare. Ah sì, ho messo una cosa così, credo che mi mandò 77 piga, credo proprio lei. E quindi l'ho trattato in una maniera tale: no, 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 dottoressa, sì, farò come mi dice, non si preoccupi, mi dispiace di questa incomprensione, se mi dispiace sto cavolo.
quindi datti una mossa e niente. Quindi ho avuto questa mia esperienza in stazione di polizia, che credo l'altra volta ero stata quando mi avevano avuto subito il furto del portafoglio mentre ero da H&M. Ma lì le situazioni erano completamente diverse, ovviamente. E quindi, vabbè, la testa mi andava proprio a mille. E fatto questo, continuo un po' con le mie cose, altri cambiamenti, insomma, è un continuo divenire, la mia vita è un continuo divenire. Guardate i miei capelli, no, vi prego. Vediamo se riesco a mettere questo treppiedi meglio. C'è un po' di giallo, ma fa nulla. La mia vita è tutto un divenire, ma almeno non mi annoio. E poi c'era una cosa di cui volevo raccontarvi riguardo le mie collaborazioni. Ta-tan! No, niente, finisco di fare una passata di mascara e vi dico. Cioè, le mie collaborazioni, non ci sono di fatto collaborazioni, però ricevo molte offerte di collaborazioni. Questo ci tenevo a dirlo perché ricevo molte offerte di collaborazioni di aziende che inviano anche ad altri youtuber e sono felicissima. Ma sono prodotti che a me non interessano. Allora, non sto a menzionarvi, ma se volete li menziono. Cioè, che senso ha? L'ultimo è stato una società che vende su Amazon e che vendeva un attrezzo per fare il massaggio al collo per la cervicale, insomma, per rilassare. Ce li ho queste cose. Mi funzionano bene. Sono felice con quello che ho. Per quale motivo dovrei fare questa cosa per avere un altro aggeggio dentro casa? No. Le candele con gli anelli e gli occhiali. Ecco, gli occhiali. Gli occhiali. Allora, voi avete visto la collezione di occhiali quelli da sole, ma anche la collezione di occhiali da vista. Allora, che senso ha avere un altro paio d'occhiali che va tutto bene, ma non è la cosa che mi interessa? Se a me mi contattasse un'azienda di cose che consumo a iosa e che mi piacciono, tipo nuovo siero di vitamina C, un nuovo acido ialuronico potentissimo con a molecole minime. Se mi contattasse Chanel, ma per le borse, o Hermès per le pianelle con un po' di tacco che mi piacciono tanto, ero passato in negozio, ma ce l'aveva il 41, però io non c'avevo i soldi per comprarlo. Ecco, vabbè, adesso per esagerazione queste, però poi tutte le aziende cinesi, compresa AliExpress, dove ogni tanto AliExpress, no, no, AliExpress, confondevo, AliExpress. Non spediscono in Cina, quindi ogni tanto mi contattano e mi dicono: vuoi recensire questo? E io rispondo: ma hai visto bene il mio canale? Hai visto bene dove sto? E dove me li manderesti i prodotti? No, grazie. No, grazie. Ma non sono neanche quelle le cose che mi interessano. Allora, questo per dire, io sono qui da 5 anni, no? Credo che 5 anni e mezzo, non lo so. Sono riuscita ad avere un numero di iscritti che
2/3 non guardano i miei video, ma non mi sto lamentando di questo, anzi io sono felicissima di tutte le voi che costantemente siete presenti come se vi conoscessi una per una. Però capisco anche che se volessi crescere dovrei cominciare a accettare di fare qualche cosa. È un cane che si morde la coda. Per esempio un'azienda di profumi o su via, cioè che cavolo. Sì, c'è cioè, Tom Ford per i profumi anche domani, anche adesso. Non esco, non vado a fare le commissioni e sono a posto. Ma insomma, era per dire questo. Cioè, mi viene veramente. Oh, mi viene che ridere. Ve lo ricordate la Dobuzanca? Oh, mi viene che ridere. Certo che i fiori fanno bene, guarda, non so se. Io vorrei dire alla mia amica naturopata: sei sicura, mia cara, di quello che c'è in quelle boccettine, che non ci sia un estratto di qualcos'altro? Questa cosa l'avrei dovuta fare prima. Cioè, un bene. Io ieri sera poi avevo un desiderio incredibile di parlare con delle amiche. Provavo a chiamare di quelle che ho il numero di telefono, chiamare WhatsApp. C'era chi non rispondeva, chi no. Finalmente qualcuna sono riuscita a beccarla. Amiche che praticano qua. Qualcuno si è riuscito a beccarla, però poi si era fatto talmente tardi che era ora di andare a nanna. Oh, mi trucco con quello che ho qui a disposizione. Questa che cos'è? Spice, forse, non lo so. Adesso vi devo fare un tutorial sopracciglia. Come non depilarle più risparmiando. Non andando da chi me le. Ah, ma non ho messo neanche il correttore. Sì, adesso mi sto mettendo la matita. No, cioè, ragazzi, non ho bevuto niente. Io non bevo, poi non bevo alcolici. Persino un moscerì mi fa male. Ah, no, questa qui è di Kyle. Kylie Jenner, che io chiamavo Kylie Jenner. Sì, è la stagione questa delle piogge cinesi, per cui. Ah, ve lo metto qua, ve lo metto a seguire. Sì, vi metto a seguire quel giorno che ero nel parco domenica, stupendo. Ve lo metto a seguire qua perché veramente dovete vedere, dovete apprezzare che cos'era quella giornata al parco. Sì, che leggenda. Ne vale proprio la pena, altrimenti devo buttare quel frammento. E mi dispiace, l'ho asciugato troppo. Vorrei tanto uno di quei rossetti Grage. Un po' una cosa l'ho combinato utilizzando anche un rossetto blu. Mischiandolo con un colore neutro. Ed è venuta una cosa fattibile, carina, però insomma lo vorrei un grege. Ne cercavo uno, c'era NYX che ne aveva uno simpatico. Vediamo, ci avrebbero bisogno di una rasoiata.
Sì, effettivamente, come dice la mia amica Jasmine, sono fortunata a non dover spendere del tempo con i miei baffi superiori alla Elio e le storie tese. Comunque, avete capito? Se io non riesco a diventare una youtuber famosa, è importante. Cioè, ok, non ne ho, ringraziando Dio, qualche cosa mi manca. Se non riesco a diventare una youtuber famosa e importante, non vi potrò mai parlare di altro che di queste cazzate di cui parlo adesso. A seguire allora quella giornata lì al parco, sempre che ce l'abbia ancora. Comunque, baci, ciao, grazie ragazze.